Signori e signori, buonasera. Va ora in onda la 31ª puntata di Intrighi e Passioni. Buona visione. Prendiamo Ok. alla mia casa che ho venduto a Seattle e se prendi i soldi mi trasferisco qua. Davvero? Sì, No. lo faccio per te. Auguri. Sai che ti amo. Grazie. Non voglio dirti niente per non rovinare questa serata nostra, però mi sono permesso di fare qualche indagine e sono venuto a sapere una cosa. Allora. Ma cosa stai dicendo? Ma di che cosa si tratta? Allora, io di Tommy, tu lo sai che lui ha una sorella, si chiama Rachel. Sì, so benissimo chi è Rachel. Guarda, è uscita dall'ospedale, va tutto bene. E ti Come? dirò di più, ci sta ancora minacciando, quindi non so fino a che punto. È tutela. Minacciando. Sì, esattamente. Ci ha minacciato a me, a Caroline, a Mary. E all'amica di Mary, figurati. Siamo arrivati a questo punto, l'abbiamo addormentata, gli abbiamo messo qualcosa dentro il bicchiere perché veramente ce ne ha fatte passare di Ma tutti i colori. quando? Una settimana fa. Elisabeth, mi raccomando, fate attenzione. Ci proviamo, Non guarda. fate cazzate, non addormentatela. Ma l'idea non era quella di farle del male, era semplicemente di acquietarla un po' perché sinceramente è troppo Ho spavalda. capito, ma nella situazione ci sta bene, ma lei nella sua testa come l'ha presa? Non Ok. voglio che ti succeda niente, lo sai. No, cercherò di stare più attenta. Elisabeth, devo dire una cosa. Caroline, che c'è? Amico, è successa una cosa grave. Mary è in ospedale, ieri sera hanno sparato. Cosa? Ma chi è stato? Cosa stai dicendo? Ieri sera quella pazza di Rachel ha sparato a Mary, è in ospedale sotto osservazione. No. Corri, dobbiamo andare. Ma quando arriva questa dottoressa? Non lo so, dovrebbe arrivare, hanno detto 10 minuti. Speriamo che arriva Sì, subito. guarda, sta arrivando. Buonasera, siete le parenti della signora Roberts? Sì, dottoressa. Sì, piacere, sono la dottoressa Connor. Piacere. Ha qualche notizia da darci? Sì, ci sono ottime notizie. La paziente sta bene, tornerà presto a casa, probabilmente anche domani verrà dimessa. Ma quindi non è stata colpita gravemente? No, no, è stata presa solo di striscio. Ah, ok, ci rassicura quindi. Assolutamente, sta bene. Va bene, possiamo andarla a trovare? Certo, prego. Andiamo, non vedo l'ora di vederla. Andiamo. Mi è andata Mi è male andata questa male volta, questa la volta, la prossima prossima volta non volta fallirò. non fallirò. Ciao Mary! Cosa mia Ciao, bella! come stai? Ti Meglio. stavi già preparando per Sì, uscire? voglio uscire, non ce la faccio più. Oh. Oh, ciao. Come stai? Meglio. Meglio, molto meglio. Ma quella pazza di Rachel, che coraggio ha avuto a fare questo? Ma è un pericolo pubblico quella, non dovrebbe neanche stare in giro. Alt, non è stata lei. Come? No, il medico mi ha detto che la traiettoria del proiettile è presa di sbiego, non è presa davanti, per cui è stato qualcun altro. Non so chi, ma è stato qualcun altro. Ma non ci posso credere, mi siedo un attimo. Scusa, è polizia, medico legale, non è uscito nessuno, è Sì, possibile? sono usciti tutti, sono usciti. Mi hanno chiesto che dovevo fare la denuncia, ma non ho voluto, li ho mandati via, anche perché non è stata Rachel, non è stata, quindi non so. E non l'ho fatta, li ho mandati via, ho detto di no. Ok, quindi adesso stai aspettando di sapere qualcosa? Più o meno. Ci saranno delle indagini, eh? Non credo perché, boh, non lo Perché so, non hai non ho denunciato? Ho denunciato, capito. però. Adesso voglio uscire, io stasera devo uscire, domani sera dobbiamo andare al locale, voglio divertirmi, non voglio pensare più a niente, non voglio più. Voglio uscire! Dai, prepara la valigia che andiamo, Sì, dai. ok. Elisabeth, voglio risolvere a modo mio, e so già come. Dai, andiamo, che non ce la faccio più. Micuzie, aspettatemi giù, vado a firmare e esco. Aspettami, adesso arrivo, eh. Caroline, Caroline. Ah, ciao Roy. Ma Mary,
so che gli hanno sparato. Sì. Fortunatamente adesso sta meglio, esce. C'è l'infermiera, sì, l'infermiera di là mi ha detto che è in sala 3. Dove si trova? Adesso ti spiego. Ma chi è stato? Non è stata Recce. Non sappiamo, ma non è stata lei. Guarda, io ci avrei scommesso che era stata lei. No, no, questa volta lei è innocente. Dove si trova? Dimmi la sala. Dimmi dove che vado a trovarla. Vai più avanti. A sinistra se la trovo. Mary! Mary! Oh. Mary! Ma che t'hanno fatto? Ma che t'hanno fatto? No, ma chi è Pensavamo che fosse stata Rachel. Ma quella è una pazza, anche l'ho pensata anch'io, guarda, l'ho pensata anch'io. Ma non è stata. Ma stai andando via? Sì, ho firmato, adesso esco, non ce la faccio passare. Ma chi è stata? Guarda Mary, anche se ci siamo lasciati male, io mi sono preoccupato per quello che ti è successo e mi dispiace tantissimo, mamma. Sono contenta che sei venuto a trovarmi. Era l'unica cosa che potevo fare per farmi perdonare. Dai. Sono io che mi devo far perdonare. Dai. Comunque se vuoi sparirò dalla tua vita. Se vuoi sparire, sparisci, se no ho bisogno di te. Ok. La vado perché mi stanno aspettando. Ciao. Ragazze, sto arrivando. Urca, sento già la musica. Arrivo. Buonasera. Ma chi sei, Wonder Woman? Cazzo. Non ci posso. Non ci posso.